Gianmarco Giuliacci accende le luci al comunale di Spoleto e stavolta la parafrasi è tale fino a un certo punto, perché il Villabiagio batte 2-0 la Voluntas Spoleto nel turno preliminare di Coppa di Serie D proprio con una doppietta del centrocampista dopo ben 3 sospensioni per un guasto all'impianto di illuminazione. 2 sospensioni da 7 minuti l'una nel primo tempo ed una sempre da 7 minuti nel finale, sul risultato ormai acquisito di 2-0 grazie alla doppietta del centrocampista. Il tutto al termine di 90 minuti che hanno visto meglio il Villabiagio. La formazione di Grilli ha creato grattacapi soprattutto con le discese dei due esterni, Limongi e Cardarelli. La Voluntas si è vista in avvio di ripresa, ma il Villabiagio ha dimostrato di meritare il passaggio del turno. Il tutto nonostante le assenze di Ceccarelli e Gange, con Grilli che si affida al classe 97 Chicri in porta. Sul fronte opposto Brevi deve fare a meno di Cirillo, non ancora tesserato, e dell'infortunato Maulini. 4-3-3 per il Villabiagio, 4-4-2 per la Voluntas. E parte bene il Villabiagio con Cardarelli, grande ex della sfida, al pari di Guastalvino e Vergaini, con il capitano rossoblu adattato da mezzala per ovviare all'assenza dell'altro ex Gange, che costringe subito Lazzarini al primo intervento dopo 6 minuti. All'11esimo la prima interruzione per un guasto all'impianto di illuminazione. E quando la gara riprende dopo 7 minuti c'è solo una conclusione di Vergaini al 21esimo da annotare. Almeno fino al 29esimo, quando Cardarelli semina il panico sulla destra con la palla che sfila però sul fondo. Al 40esimo Mencarino crossa dalla destra, ma Lazzarini attento sulla deviazione da 2 passi. Al 43esimo si spengono di nuovo i riflettori al comunale per la seconda sospensione. Si riparte di nuovo dopo 7 minuti e il primo tempo si chiude sullo 0-0 dopo 14 minuti complessivi di stop. Nella ripresa subito un cambio nello Spoleto, fuori Galli, dentro Mardare, e Villabiagio subito pericoloso dopo 2 minuti con un colpo di testa di Fiorucci su angolo di Pinazza. Occhio però allo Spoleto al 56esimo, con il portiere del Villabiagio Chicri costretto ad uscire fuori area per bloccare Di Giuseppe lanciato a rete. Sul prosieguo dell'azione Nori ci prova dalla distanza, ma Chicri recupera la posizione e smanaccia. Grilli inserisce Biscaro Parrini per Marri, Brevi risponde con Di Salvatore per Candelori e proprio Candelori al 72esimo serve Nori che spreca il possibile 1-0. Il gol così lo trova il Villabiagio, che prima però ci prova con Limongi al 78esimo, poi passa come detto all'83esimo quando Giuliacci anticipa tutti sull'angolo di Pinazza. 3 minuti e Giuliacci concede il bis insaccando da 2 passi dopo la traversa in acrobazia colpita da un ottimo Limongi. Finisce 2-0 per il Villabiagio ed ora per il rossoblu appuntamento a domenica prossima per la sfida di lusso contro il Rimini, nobile decaduta che nel turno preliminare ha superato 3-1 la Ribelle.